e Veneto, ci spostiamo in Abruzzo per andare a conoscere l'azienda Marina Palusci. Siamo qui con Massimiliano D'Addario. Il territorio è quello del Pescarese, quindi tra il parco della Maiella e la costa adriatica, dove c'è un'azienda che nasce come produzione di olio. E poi? Certo, la nostra è un'azienda arrivata oramai alla quarta generazione. Io rappresento la quarta generazione di olivicoltori e di viticoltori. Siamo storici realmente dell'olio, a Pianella è città dell'olio, però Pianella è anche vigna. Pianella è vigna, abbiamo un vigneto storico addirittura di 54 anni, un vecchio tendone abruzzese, e dopo la scomparsa di mio nonno nel 2008, e soprattutto per diciamo un vincolo morale che avevamo verso di lui, abbiamo riniziato a fare vino e con una cognizione di base, con un pensiero di base che si fondasse su un principio ben solido, ovvero l'utilizzo di chimica assolutamente bandito e l'utilizzo di tecnologia inteso come controllo del freddo in cantina, molto semplice. Oggi purtroppo non è più possibile e non andare a controllare le temperature in cantina, perché quando andiamo a vendemmiare per esempio il pecorino a fine agosto possiamo avere anche più di 40 gradi, quindi bruceremo tutti i profumi. Quindi chimica no, tecnologia sì. Soprattutto su una vendemmia del 2012 che è stata veramente provante a livello di temperature. Certo, abbiamo vendemmiato il 16 agosto, c'erano 42 gradi. Infatti nel 2013, o meglio pochi mesi fa, abbiamo introdotto una nuova novità, abbiamo fatto la nostra prima vendemmia notturna. Ah, quindi un affascinante modo di riscoprire il vigneto. Certo, certo. Quindi Pecorino, Montepulciano, quali sono i vitigni da cui nascono i vostri vini? Allora, noi attualmente stiamo producendo tre vini che sono Pecorino, vitigno autoctono diciamo abruzzese del Basse Marche, Montepulciano d'Abruzzo autoctono esclusivamente abruzzese, e facciamo un vino un po' strano, nel senso che ha origine all'octone di questo territorio in Alto Adige, un moscato rosa, e io sono innamorato di questo territorio e dei suoi vitigni, e quindi quando vado in campagna voglio sempre provare nuove cose, nuovi vitigni, e abbiamo sperimentato due filari, abbiamo impiantato due filari da cui facciamo circa 4.000 bottiglie da mezzo litro, un vino dolce ma non troppo dolce, e non è un passito, blocchiamo la fermentazione semplicemente con il freddo, ed è un vino dai 1.000 abbinamenti, molto floreale nei profumi ed ha questo residuo zuccherino discreto che non dà fastidio. Quindi ecco, visto che siamo a Merano, zona di Bolzano dove esistono i 12 ettari certificati al momento di Moscato, certo, Rosa, ora sappiamo che per gli amanti della tipologia, certo, una variante interessante la troviamo anche nel territorio, certo, di Pescara. Certo.